benvenuti a quelli del villaggio. Sono contento che siate così numerosi. Questa è la prima, spero, di una serie di iniziative che abbiamo pensato di mettere in pista insieme alla, appunto a quelli del villaggio, che prevede visite guidate ma anche altre cose se l'interesse dovesse essere così, così sostenuto. Cominciamo da qui, perché cominciamo da una leggenda e da una cosa che pochi milanesi conoscono. Sapete com'è nota questa colonna? No. Questa è la colonna del diavolo. Perché la colonna del diavolo? Venite a vedere qua. Allora, narra la leggenda che in uno scontro tra Ambrogio e il diavolo cerca di incornare Ambrogio. Ambrogio si scosta e il diavolo si incastra con le corna dentro questa colonna, e questi sono i graffi delle unghie del diavolo che cerca di liberarsi dalla colonna con grande fatica. In realtà questa è una colonna che viene dalla Milano romana, che è qui vicino, anche se in realtà quando è stata costruita questa basilica le mura romane erano più verso il centro, più verso la zona di via Circo, di Corso Magenta, di via Meraviglia, quindi era extramegna, come si suol dire, fuori dalle mura, e viene costruita, fatta edificare da Sant'Ambrogio a partire dal 374 fino verso il 396, dove esisteva già un luogo sacro, perché qui venivano seppelliti i martiri. E infatti la prima cosa che Ambrogio fa è quella di ritrovare le reliquie di Gervasio e Protaso, che sono conservate all'interno della Basilica di Sant'Ambrogio insieme alle spoglie di Sant'Ambrogio stesso. Sant'Ambrogio, due cose velocissime, molti si immaginano che fosse un milanese, no? In realtà è un tedesco, è nativo di Treviri, è figlio di una famiglia potentissima e ricchissima. Il padre è governatore della Gallia, quindi un funzionario dell'impero romano, e la madre è anche lei di famiglia romana importantissima, quindi riceve una educazione consona al suo rango, e quando il padre scompare prematuramente viene mandato a Roma per proseguire gli studi per la carriera diplomatica e consolare. Poi viene mandato a Milano perché diventa governatore della provincia di Liguria e di Emilia, che aveva la sede proprio a Milano. Nel 300, allora la data di nascita esatta di Sant'Ambrogio non si sa, ma pare sia nato intorno al 340. A Milano arriva nel 370. Nel 374, quando muore il vescovo di Milano, che è Ausenzio, pare, anche qui c'è la leggenda, che Sant'Ambrogio intervenga per dirimere un contrasto che c'era su Milano tra ariani e cristiani. Gli ariani a Milano erano molto forti, proprio perché legati con la Germania, dove l'arianesimo era quasi religione ufficiale ed era stata anche religione dell'impero romano. E durante questa assemblea, dove Ambrogio interviene per pacificare i contrasti tra ariani e cattolici, un bambino all'improvviso grida Ambrogio vescovo. Questa ovviamente è una leggenda, non è certo. Sta di fatto che Ambrogio, che non voleva diventare vescovo, sembra ne abbia fatte di tutti i colori per farsi voler male dai cittadini, che abbia addirittura combinato la tortura dei prigionieri, che si sia portato delle donnine di facili costumi nel palazzo imperiale, sembra che ne abbia fatte veramente di tutte, ma i milanesi ormai hanno deciso. E a questo punto, nell'arco di una settimana, Ambrogio, che non era nemmeno battezzato e non era nemmeno religioso, viene battezzato, cresimato, fa la comunione, e il 7 dicembre del 374 viene consacrato vescovo. Ecco perché noi festeggiamo il 7 dicembre la ricorrenza di Sant'Ambrogio.
questa è la sintesi su un personaggio che per Milano è fondamentale, perché poi nel momento in cui diventa vescovo molla tutti i beni personali, si dedica allo studio delle discipline teologiche, scrive libri, combatte una guerra totale all'arianesimo. L'arianesimo, per intenderci, è una religione che prendeva nome dal suo ideatore, che è Ario, che si era diffusa soprattutto in Oriente e che aveva come principale differenza dal cattolicesimo il fatto di non riconoscere Cristo come trinitario, no? Cioè metteva il Padre e il Figlio, in quanto creato da Dio, su un piano inferiore, diverso, divino ma non allo stesso punto. E questa teoria era stata condannata come eretica nel Concilio di Nicea del 325, quando le discussioni sulla vera dottrina erano continue e molto sostenute. Quindi lui combatte l'arianesimo e su questo è inflessibile. E poi un altro aspetto particolare della mentalità di Ambrogio è che era legato a quello che si sosteneva allora relativamente alla religione ebraica, che i cattolici consideravano gli ebrei come uccisori del Cristo e quindi come tali indegni di essere parte della comunità. Sono i due tratti, diciamo, più controversi, perché poi per il resto tutta l'attività di Ambrogio è volta a pacificare, a diffondere il cattolicesimo, a creare un'identità cittadina, a partire proprio da questo posto, ed è l'ispiratore delle cosiddette quattro basiliche ambrosiane, che sono disposte in quattro punti cardinali e che cingono la città in questo manto protettivo che ne fa anche un'identità profonda cittadina. Questo è un atrio splendido e dovete immaginare che è stato quasi tutto ricostruito dopo la guerra, perché Sant'Ambrogio subì i bombardamenti, e quindi tutto quello che vedete è stato, come dire, collocato qui senza un criterio preciso, quando hanno ristrutturato. Alcuni capitelli, lo si vede ad occhio, sono originali, molti sono restaurati e rifatti, e sono quelli anche più, evidentemente, più nuovi e migliori. Però qui, già solo qua nell'atrio, potremmo stare giorni interi a parlare di simboli, di simbologia, di capitelli zoomorfi, di capitelli figurati, di lapidi di tutti i tipi e di tutte le epoche, da quelle romane a quelle alto medievali, a quelle basso medievali, a quelle rinascimentali. Diventerebbe una cosa impossibile anche solo da tenere a mente. Ci vorrebbe veramente uno studio dedicato. Per cui io vi direi che se ci spostiamo un attimo al centro, ammiriamo due cose che a Milano sono molte di più di quante pensiamo, però così ce n'è veramente e sono le due torri, la Torre dei Monaci e la Torre dei Canonici, costruite in epoche diverse, ricordano un periodo in cui la Chiesa era gestita sia dai monaci benedettini che dai canonici regolari. Laudemus Virginem.